Alfa Giulia quadrifoglio, rossa competizione, dell'amico Marco di Modena, è venuto da Scara. E qual era la priorità? Il rifare i freni carboceramici in quelli in acciaio. Oh, Madonna, direte, perché di solito si tende ad alleggerire le masse rotanti? Sì, certo, avete ragione, ma lui ci va spesso in pista e ogni pistata, o meglio, ogni due pistate doveva sostituire le pastiglie. Obiettivamente diventava troppo costoso e oneroso per divertirsi. Allora ha detto Enrico, facciamo un impianto in acciaio con i dischi motosport che tu hai, campane in Ergal della stessa dimensione degli originali, adatti alle pastiglie dell'impianto in acciaio. Quindi cosa abbiamo fatto? Disco 390x32 anteriore, disco 360x28 posteriore. Abbiamo preso una pastiglia dell'impianto carboceramico che poteva andare bene anche per l'acciaio, l'abbiamo fresata per poter fare in modo che potesse andare bene per il disco in acciaio che, rispetto a quello in carboceramica, aveva un'altezza di fascia più bassa, appunto per ridurre la massa rotante lontano dal fulcro del mozzo. In questo modo abbiamo una fascia da 62 con una pastiglia alta 62 e non una fascia da 75 come il carbo, ma sempre dello stesso diametro da 390. Al posteriore cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un disco da 360, quindi dello stesso diametro di quello del carbo, ma abbiamo preso la pastiglia dell'impianto di acciaio che è più bassa, quindi abbiamo fatto una fascia frenante più bassa rispetto a quella del carbo, quindi anche qui abbiamo cercato di ridurre il più possibile la massa rotante e quindi siamo riusciti a fare un impianto maggiorato che rispetto allo standard in acciaio passa dal 360 al 390 e sul posteriore passa dal 350 al 360. In questo modo abbiamo una frenata mostruosa perché l'acciaio frena meglio a parità dimensione del carboceramico, ma sicuramente un'usura minore delle pastiglie, quindi siamo riusciti ad avere il risultato che volevamo. Parte motore, cosa gli abbiamo fatto? Allora, prima di tutto aveva le turbine che trafilavano olio, quindi abbiamo dovuto smontare completamente il motore cambio, prendere le turbine, revisionarle e rimontarle. Con l'occasione abbiamo fatto downpipe 200 celle per poi fare una mappa base per poi usarla nel prossimo periodo e poi mi ha detto che me la riporta per fare la mappa spinta con gli scat. Devo dire che smontare il motore e rimontarlo è stato veramente un lavoro molto grande, ma è stato davvero una grande soddisfazione poterlo realizzare perché devo dire che fino ad oggi un motore e cambio della quadrifoglio non l'avevamo ancora fatto e ci ha dato molta soddisfazione. Il nostro Christian è riuscito ad andarne a capo. Come vi dicevo, lui con la macchina ci va in pista e aveva bisogno di un assetto serio. Gli abbiamo montato un Hollins Road & Track. Devo dire che funziona molto bene, un po' più rigido dell'originale, ma va veramente benissimo in pista, soprattutto è fantastico. Gliel'abbiamo regolato abbastanza rigido, soprattutto per dove lui è abituato ad andare a correre. Gli abbiamo fatto una convergenza dedicata, un po' secondo le sue indicazioni, e così la macchina è pronta per andare al Nürburgring al fine luglio, dove andrà forte. Ed eccoci alla guida di questa super quadrifoglio. Devo dire che a me l'impostazione di guida mi piace veramente tanto. Impostazione veramente top. I freni, appena tocchi, la macchina ha un feeling davvero notevole, anche perché rispetto al carboceramico che all'inizio ovviamente va scaldato, adesso l'acciaio ha un grip iniziale davvero completamente diverso e lo si avverte subito, appena pigiate il freno avete subito il muso che va in avanti. E adesso vi voglio far sentire come va la macchina con questo piccolo incremento di prestazione che gli abbiamo dato, perché non abbiamo fatto assolutamente una mappa spinta perché non era nelle esigenze di Marco. Voleva una mappa molto molto conservativa che lavorasse con i downpipe con il catalizzatore 200 celle, perché la mappa
definitiva la faremo dopo l'estate con scat e mappa, come quelle che faccio nella mia e in tutte le altre macchine che abbiamo fatto fino ad oggi, per farla andare davvero forte. Ma siccome deve andare al Nürburgring, deve andare, tornare, deve farsi tantissimi turni di pista, vuole essere molto conservativo e quindi mi ha fatto fare una mappa conservativa. Come si sente, l'assetto è ben più rigido di una quadrifoglio tradizionale, ma proprio perché lo scopo di questa macchina è andare spesso in pista e quindi chiaramente quello è lo scopo dell'auto. Ah, ragazzi, io la uso in dynamic la macchina, in race non la metto perché è davvero pericolosa e sinceramente con la macchina di un cliente anche no. Lo so, la Giulia ha questo difetto di essere trazione posteriore, che può essere un pregio ma può essere un difetto. Perché? Perché chiaramente con così tanta coppia sulle ruote posteriori, con solo il 48% del peso dell'auto sul posteriore, e beh, chiaramente ragazzi il controllo di antipattinamento fino alla quarta marcia continua a funzionare, soprattutto se siete sul dritto. Adesso oltretutto sulla macchina ci sono ancora le gomme invernali, per cui faremo quello che riusciamo. Ah, si avverte i filtri a bicono che Marco ha messo con i tubi in carbonio, questi li ha messi lui e devo dire che sono molto molto belli da vedere. Non so fino a quanto possano essere efficienti, perché di fatto i filtri a cono prendono diversa aria calda, infatti erano tutti sporchi quando li abbiamo montati, li abbiamo smontati dopo il vano motore, li abbiamo tutti ripuliti, adesso sicuramente la macchina deve funzionare perfettamente. La quadrifoglio spinge, ragazzi, davvero una gran macchina. Bellissima. Davvero tanta soddisfazione nella guida di questa macchina. L'avessero fatta a quattro ruote motrici, sarebbe stata l'auto più definitiva che potevano mai fare. Però ci accontentiamo. E fuoco! Come vedete pattina e quindi non riesce a scaricare tutta la potenza. Fantastica. Diciamo che questa cavalleria, ragazzi, è molto simile o poco più di quella che si ha in una GTA, quindi saremo intorno ai 550-560 cavalli, diciamo molto ma molto lontani dai 620 cavalli che ho fatto nella mia e che ho fatto anche in quella grigia che avevo portato sul canale tempo fa. Devo dire che quella andava molto ma molto più forte. Infatti questa vedo che tutto sommato, pur avendo le gomme invernali, in terza marcia un po' pattina, in quarta non più. Le altre pattinano di quarta marcia con le semi slick, cioè c'è veramente tanto margine per crescere e farla andare molto più forte, ma a settembre lo faremo. Adesso ragazzi non mi rimane che salutarvi, vi ho voluto portare questa quadrifoglio perché ne valeva veramente la pena, visto un po' i lavori che ci abbiamo fatto e visto un po' la passione per le Alfa che ci fa continuamente lavorare su questo tipo di brand automobilistico. E non mi rimane che salutarvi e alla prossima Alfa Romeo.